Napoli, il Google della cultura napoletana e non solo, il motore di ricerca con il suo premio Masaccio. Che edizione è questa del 2013? Intanto devo ringraziare per dei complimenti assolutamente immeritati. L'edizione del 2013 è la ottava, anche quest'anno godiamo dell'8 patronato del Presidente della Repubblica e questo ovviamente è una cosa che dà ancora maggiore prestigio, che ci fa grande piacere. Ed è una manifestazione che quest'anno abbiamo voluto dedicare al più grande bene immateriale che abbiamo in questa città, che è la musica, la canzone napoletana. Per cui avremo grandi protagonisti sia della musica classica ma anche della musica popolare. Tra i premiati abbiamo il San Carlo, abbiamo i cantori di Posillipo, l'Orchestra Scarlatti, abbiamo i virtuosi di San Martino e poi avremo il concerto di Franco Ricciardi, che è un artista che noi abbiamo scelto perché è capace con la sua verve di trasmettere anche dei messaggi sociali molto importanti e noi abbiamo bisogno appunto di artisti che si impegnano anche su questo versante proprio per trasmettere valori positivi soprattutto ai nostri giovani. La giuria da chi è composta? La giuria cambia ogni anno, quest'anno il presidente è il maestro Aldo Masella, che è il direttore della scuola di recitazione del Teatro Carcano di Milano e che in qualche modo ha guidato questa giuria fatta di giornalisti, fatta di operatori della scuola, di docenti, di presidi e fatta anche di scrittori che quest'anno hanno selezionato appunto tutte quelle che sono le candidature che erano state proposte, che erano arrivate all'Associazione Informazione Giovane Europa, quella che organizza il premio Masaniello ogni anno, e che poi hanno scelto quelli che sabato saranno premiati in Piazza Vittoria. Grazie Presidente. Quest'anno abbiamo Franco Ricciardi al premio Masaniello 2013, un grande artista che dà tanto al sociale, che dà tanto alla nostra Napoli. Niente, per me, l'ho detto sempre, per me è veramente una grande gioia, una grande emozione partecipare a questo premio Masaniello, essere colui che chiude questo premio, chiudo con un mio concerto, è una bella responsabilità, però essere lì dove c'è stato questo grande personaggio del Masaniello, emozionale, io tra virgolette lo dico sempre, sono un piccolissimissimo Masaniello di Scampia, però un po' mi ci rivedo insomma in lui e oggi cantare un premio dedicato a lui, ma credimi, sono la persona più felice del mondo. Grazie a tutti. Franco Masaniello è il personaggio per antonomasia che rispecchia la rivoluzione napoletana. Franco Ricciardi, sei un rivoluzionario della canzone, ma non da oggi, da sempre. Ma lo sono sempre stato rivoluzionario, ma al di là di essere rivoluzionario, quello di evolvermi, quello di stare sempre in continua evoluzione, di confrontarmi, quello di perché io sono uno, l'ho sempre detto, io voglio essere un buon alunno per tutta la vita e non un insegnante, perché l'essere insegnante mi mette un po' una cosa addosso, che sembra quasi, ma non sei insegnante, devi imparare, devi raccontare, devi insegnare quello che hai fatto, e io mi auguro che per tutta la vita voglio imparare ancora più, imparare di poter insegnare agli altri. Poi io credo alla fine di questa bellissima vita, 5 minuti prima racconto un po' tutto quello che è stata la mia vita, però per tutto quanto adoro più imparare, avere dalla mia vita. Franco Ricciardi, un grande artista, la modestia e la semplicità dei grandi. Grazie. Un altro anno, vabbè, questo lo dirò anche sabato sul palco della gremitissima Piazza del Carmine, e devo dire che in questi 8 anni, grazie al Presidente del Consiglio Provinciale Luigi Rispoli e a Roberto Franzese,
abbiamo avuto veramente tantissimi premiati. Quest'anno c'è un parterre di tutto rispetto, perché il titolo, il nome che è stato dato a questa edizione del premio Masaniello quest'anno è Napoli, città di suoni. E io partirei proprio da qui, perché Umberto l'ho definito, coordinatore dell'AIGE, l'ho definito anche un titolista, perché è sempre lui quello che trova i temi e i titoli per il premio Masaniello. Quest'anno, ottava edizione, Napoli, città di suoni. Come mai? Come nasce l'idea? Ma ci sarebbero anche le voci, le suoni delle voci. Il premio Masaniello è un premio che si compone di varie sfaccettature. Ma intanto ci sta il tema specifico, come dicevi tu poco fa, è Napoli città di suoni. E poi ci sta il tema ciclico, così come ogni anno, che premia, con questo premio noi diamo il Masaniello a quelli che possono essere i napoletani. I napoletani, che posso dire, la poesia napoletana, la canzone napoletana, la ballata napoletana. Devo dire che noi nel mondo, sia con la moda e sia con la lirica, siamo famosi in tutto il mondo. E quest'anno abbiamo scelto proprio la maggior parte degli artisti della musica, della lirica in parte. Per assecondare i gusti del pubblico, noi dobbiamo anche mettere di pari passo con quelle che sono le novità del giorno, e quindi il cantante che va di moda per la piazza. E quindi presentiamo a questo punto Umberto, perché a riempire la piazza sarà Franco Ricciardi. Il tour tutto l'inverno con un suo spettacolo bellissimo. Devo dire che Franco ha cambiato un po' genere, è vero? Aspetta, ti passo il microfono così lo racconti tu. Io conosco la tua storia, ma diciamo questo anno in tour è stato davvero positivo e comunque il tuo pubblico continua sempre a seguirti, vero Franco? Sì, buongiorno a tutti. Per me è veramente una grande gioia partecipare, essere presente in questa manifestazione. Già quando si parla di Masaniello per me è veramente punto d'orgoglio chiudere questa grossa manifestazione. Sì, il mio concerto da un po' a questa parte sono stato cambiato, io sono sempre in evoluzione, perché io artisticamente sono stato sempre un curioso, adoro confrontarmi, sperimentare altre cose, ed è bello che dopo anni di musica vedo ancora nelle piazze dei concerti ci sono tantissimi giovani, e questo è proprio appunto perché si è attenti a quello che le esigenze dei giovani, che poi alla fine è anche una mia esigenza, perché io adoro il nuovo in tutto, e mi fa piacere confrontarmi con altre cose. Quest'anno l'ho fatto con vari generi, quello dell'hip hop, mi sono incontrato un po' con Club Dog e quant'altro. Poi ho incontrato anche il cinema, quest'anno è stato molto bello, con i Maretti Bros, ho partecipato ad un progetto di Matteo Garrone che è Reality, e un'altra fiction che sarà a ottobre, si chiama L'Oro di Scampia. E niente, per me è veramente come ho detto, grande, grande gioia partecipare a questa cosa, per me sarà veramente un grande evento, io ci metto tutta la mia passione, auguro che piaccia a tutti quanti, grazie. Consentitemi di presentarvi colei che ha avuto una pazienza, io dico già noi donne con gli uomini abbiamo una pazienza infinita, non so come lo dico sempre, come lo sopporti. Veramente insomma non è semplice organizzare un premio, un applauso lo vorrei per Laura Bufano e tutta la sua organizzazione, e a Fiorella Franchini, due donne sempre, da sempre, vicine al premio Masaniello, come me naturalmente. E allora, entriamo un po' nel vivo, Aldo Masella, lei è il presidente di giuria, è un po' quello che ha scelto questi nomi del parterre di stamattina.
Vogliamo un po' ricordare, magari io e Gigi poi parleremo invece del tema ciclico e quindi dei napoletani protagonisti. Grazie soprattutto per queste parole e grazie a tutti di essere intervenuti. Io sono qui anche con una certa emozione, seppur celata dal mio passato di artista, perché sono a due passi da Teatro San Carlo, che mi ha visto per tanti anni regista stabile, quindi tra i protagonisti della vita di questo grande teatro. E sono qui in questa riunione, un'assemblea, forse è meglio dire, di grandi talenti dello spettacolo, di uomini di cultura, di uomini di scienza, un'assemblea dietro la quale non poteva che esserci la firma di Luigi Nispoli, perché io credo che a Napoli poche cose si siano verificate così importanti che non abbiano in qualche maniera appunto la sigla del presidente della provincia di Napoli, dei nomi che hanno fatto in qualche maniera la storia musicale di uno scorcio della vita napoletana. Ed è inutile dire che tra questi, prima di tutto Giovanna Casola, che è grandissimo soprano, del quale conosco tutto l'intero artistico, e devo dire che oggi che i napoletani hanno fatto bene oggi a riprendersi la presenza di Giovanni Casola, perché ha fatto onore a Napoli in tutte le circostanze, ma soprattutto in tutte le sue presenze a livello internazionale, dove cioè Giovanni Casola è stata ospite come acclamata artista. E altrettanto devo dire per Carlo Pini, che è qui a fianco a Giovanna Casola. Carlo Pini, del quale ho avuto il privilegio di essere vicino nel debutto al Teatro San Carlo di Napoli, la Butterfly, di cui eravamo insieme, il regista e lui interprete della Butterfly, e di tanti altri artisti che sono presenti qui, tanti altri artisti che rendono ogni giorno interessante la vita di Napoli. Naturalmente questo vale anche per gli uomini di cultura, gli uomini di scienza, che ci onorano, che onorano questa riunione di quest'oggi, perché senza di loro, io credo, e questo spero che arrivi allo detto di chi deve intendere, senza la cultura non c'è storia. Nella mia vita, certo, mi riservavo di dirlo dopo, nella mia storia artistica c'è una presenza a fianco di Eduardo come assistente, ecco, ed Eduardo era questo, la prima cosa che diceva, ecco, se non c'è cultura viene a mancare quella che è la tradizione di un popolo, perché sono le necessità di un popolo quello che è il futuro di un popolo. Mi fermo per ultimo a nominare Michele Campanella, un concertista straordinario. Pensate che l'inaugurazione Aula Magna della Bocconi a Milano, della nuova Bocconi a Milano, è stato con il concorso di Michele Campanella, tanta è la gloria, ecco, di cui si è circondato fino adesso. E Michele Campanella è leggermente indisposto, ma sarà presente senz'altro la serata della premiazione, e dunque voglio ancora una volta dire che fa veramente non solo tanto piacere, ma sono veramente onorato di essere a fianco al presidente Nispoli, creatore e ideatore di tutte queste bellissime cose che si fanno a Napoli. Grazie a tutti per avermi ascoltato.